però blocca e pare non c'è modo di portare via il pallone. Stacco Ducci, si buca a destra con Robo, oggi è con Aspero, troppo centrale. Riesce bene a farlo, ma non riesce a proteggere, a tagliare Fares, tocco verso Luffy, al limite per Pessa che ha un buon tiro, lo prova, la palla pesca l'angolino e Verona passa in vantaggio sbloccando una gara complicata. Dopo 15 minuti segna Daniel Vesta, che festeggia al meglio le 100 in Serie B, si illude dalla distanza e al posto non ci può arrivare. Ecco che vuol dire avere giocatori di talento, ecco perché paga la scelta di Pecchia con tanti giocatori con i piedi buoni, lo diciamo nei collegamenti prepartita. Pressione che non aiuta i giocatori se non di forte personalità. Adesso con 1-0 con il Paolo Pazzini che prova a prendere Monti in area di rigore. Lucas con Sergio Chiaretti. Colas a Luffy, pallone verso l'area di rigore, lo tocca Pessa, Caracciolo, si senta Bianchetti, lascia correre Pessa, col tacco si appoggia sopra i Pessa, calcia praticamente in porta a Pessa, Alfonso riesce. Incredibili, da Bianchetti a Caracciolo, da Luppi a Romulo, ora da Scaglia. Pallone buttato via da Iori, qui controvede possibile per il Verona, si muove Pessa, il taglio che può liberare Pazzini, ancora Pessa va da solo, adesso Bruno Zuccolini al posto con la mano. Adesso sopra Yen, cosa farà Junco mentre corre Pessa. Ancora il match winner della gara che prova a prendere il punto, non c'è spazio per contare, potenti offre sopra Yen, lo fa, fa riprendersi la palla, però cosa buona per Pessa, a può tenere in campo Pessa, riesce ma viene chiuso in combatte di Yen, scivola sul pallone, Pessa glielo porta via, allora va ad aprire il gioco per Ferrari, palla e torna indietro, alla fine vanno affossati. Fallo Pecchia, ma si gioca per il vantaggio, pensa zona tiro, può provare ancora, al posto respinge Pazzini, 2-0 per il Verona, un pallone giocabile, un gol, sono 22 in campionato, l'importanza del centravanti, l'importanza di un giocatore così, e 2-0 adesso per il Verona che chiude la partita. Si ferma su Caracciolo, allora può ripartire Pessa, adesso si è sbloccato anche mentalmente Verona con due gol di vantaggio. Pessa porta palla, va da Pazzini, c'è Romulo lì vicino, lo può servire il passo.